Va bene che in Islanda uno si ciba della natura, ma ad un certo punto, finite le scorte che abbiamo portato con noi dall'Italia, bisogna andare a fare la spesa al supermercato. Tenete innanzitutto presente che lungo la famosa strada 1, cosiddetta Ring Road, non ci sono molti punti di ristoro o di supermercati. E non fate come è successo a noi, perché abbiamo a un certo punto svoltato su una di quelle stradine non asfaltate, visto un piccolo supermercato, ci mancavano delle uova e abbiamo chiesto alla signora che ci dice: no, purtroppo non ce l'abbiamo le uova. Era un ingrediente abbastanza basilare. E quindi lì abbiamo imparato e in conseguenza la spesa la facciamo nei centri di media grandezza, dove si trovano veramente tutti i più famosi discount come la Kronos, Bonus, Netto e via dicendo. Quindi oggi, benvenuti in questo nuovo video, vi portiamo insieme a noi al supermercato Bonus. Tutti i nostri compagni di viaggio che sono Compagni di fermati viaggio, sono qua. a fare la spesa a Bonus, dai, anche noi dobbiamo prendere qualche burro salato, ad esempio. Assolutamente sì, io entro. Andiamo. Che cosa? Quella grande? Dai, welcome a Bonus, via. Veloci. Ma anche questo è una specie di discount? O è un supermercato normale? Che tu vente, non lo so. Proviamo a prendere questo col sesamo, dai. Questo pane qua. E fish and chips, sì, però guarda che bei pezzi che ci sono. Se lo prendiamo facciamo Non una ce pasta. l'abbiamo già uno in freezer che abbiamo comprato, non abbiamo neanche usato. Frisk, bill, tutte palline di pesce Questi no, fritte. non sono pallini di Questo pesce, cos'è? questo sono Troppo grosso. capesante. Questi qua, 450, costano 43 euro. 43 euro? Sì. Vabbè, sto capestando, non è che. Da. Questi sono scampi? Sì. Questi sono scampi puliti. Costano più o meno 50 euro. Dai, questo Aspetta. pezzettino? Aspetta. Viene anche 400 grammi? Sono 377 grammi, aspetta un attimo. No, 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 45 euro. 45 euro? Sì. E trova 10 euro in Italia. Beh, allora sei in Islanda. Questi sono scampi. Solo scampi, Non zuppa si di sa, pesce, non anche si questa sa. a 50 euro. Non si sa. Va bene. Andiamo. Cetrioli 1195 isk. Pomodori 898 isk. Peperoni 222 isk. Le mele quasi 500 isk. Golden Delish 339. E le pere 5 147, avocado 1100 quasi di isk, e insomma, queste sono le crepe. Sì. Le crepe, quanto costano? Pizza, verdurine congelate, quelle buone verdurine che mi piacevano, con quelli loro tutti, guarda. Vediamo. Questo qua sì, lo prendiamo, dai. Guarda, questo tutti buoni. Se avessi un frigo grande, vedi. Tutti i frutti di Anche bosco congelati, misti, anche le fragole, mango. Io avrei preso mango. mango. E questo giallo sarà ananas. Ananas bitter. Tutti attorno dai 500 ai 700 isk, confezioni da 1 kg. Questo cos'è? Tutte le cosine da colazione, quello non lo so, sembra una cosa di frutta, una purea di ravanelli. Invece noi prendiamo questi cetriolini, 550 quasi. Vai, dentro nel carrello. Allora, la cosa interessante da notare, sai che cos'è? Che ci sono dei reparti,
che devono stare nel frigo, sono proprio stanze separate una dall'altra. Guarda, questa ad esempio dei salumi, è separata da questa dove ci sono gli alimenti che non devono stare dal fresco. Infatti ho preso un sacco di freddo al reparto delle verdure, sembrava un freezer. Sono curioso di entrare dentro. Anche quello là è un freezer, è un freezer. Vedi? Madonna, come entrare in un frigorifero? Yogurt, yogurt, yogurt. Dov'è il burro? Sono tutti 400. Ah, questa è quella specie di panna acida, ma non è panna acida, Sky, ma ce l'abbiamo. Qui lo stesso, il kefir 298. E poi guarda che robe, tutto per vegetariani. L'agnello colombo condito del forno. Beh, ma non c'è un bel pezzo da prendere. Tagliatelle, la pasta fresche. 275 tagliatelle. Quegli altri ravioli, tipo ravioli fresh 489 isk. E che carne è? Io vedo qua scritto lamb. No, però così grosso lamb? No, questo è manzo, deve essere manzo per forza. 7000-8000, da 7000-8000 isk, un pezzo di bisteccone. Questa è mucca, vedi? Non discutiamo, prendiamo questa che è di agnello e costa, non lo so, 3280, vedo. No, due bistecchine. Questa? Dai. Anche questa? Vabbè. Dai, via, andiamo. E troviamo di nuovo la testa di agnello. È agnello, vero? Sì. Agnello, no, ma pecora. Pecora, agnello, insomma, lamb. E tanta carne, davvero, tanta. Al chilo 5.000, 6.000. Qua sono cose da friggere? Questo è da portare via. Qual è la specialità loro? Qual è la specialità loro? Questo qua. Una che specie cos'è? Di salamella. Che mettono dentro tutto, bollita, va bollita questa, pronta, va bollita, è un piatto tradizionale islandese. Dai, ed è fatto via, così. Via. Questi sono strani, Di manzo, interiore di manzo, congelato. Nemmeno mi ispira a mangiare. Vedi, volevo trovare le creme islandesi, vitamina C, facial cream, I love Iceland. Va bene. Alcol, glicerina. Adesso me ne guardo una di queste. Questa è vitamina C, aloe green tea. Vino senza alcol? Prosecco senza alcol. Prosecco mionetto senza alcol. Quanto schifo farà? Vino zero pure, guarda questo qua, vino zero, Cabernet Sauvignon, zero alcol. Ma cosa saprà, un succo di frutta? Quindi tutto ciò cosa abbiamo pagato? 12.000? No, 14.500. Dove lo vedi? Ah, 14? 14.612, va bene. Durerà fino alla fine di questa vacanza. Bene. Mangiare in Islanda è piuttosto costoso e se volete ridurre o risparmiare sul vostro budget, vi consigliamo di usare le cucine dei campeggi, ovviamente se non avete vostro camper, perché nell'interno di queste cucine veramente si trova di tutto, dal lavandino, tavolo, la cucina dove poter preparare tutti i pasti in autonomia e si risparmia non poco. Quasi tutti costano 2.000 corone a testa ai grandi, a volte i bambini sono gratuiti, a volte pagano, in questo caso sono bambini sono gratuiti.
Si può cucinare, c'è la lavandina, un bollitore, dei tavolini, chi viene in tenda. E via. E non dimenticate di iscrivervi al canale, attivare le notifiche, mettere mi piace se non l'avete già fatto. Grazie. Noi ovviamente abbiamo voluto provare anche i ristoranti, perché come fai a non andare a assaggiare un agnello oppure degli scampi di Vic? Ma vi assicuro, costa parecchio. Zuppa islandese. Io sto mangiando una roba da 65 euro e non la riprendo. Come si fa qua? Come si fa? Beh, sono 3 aragoste. Sì, Qua c'è delle patate con una vale. crema, Non ma vale. sono 3. 65 vale. E questa è una zuppa tradizionale con agnello e verdure. Come direbbero nei Balcani, Una ciorba ciorba. con patate. Fish and chips a Sì. quasi 8.000 corone islandesi, che sono tipo 55 euro.